dell'unità che si occupa degli interventi sul territorio è riuscita comunque, con uno sforzo che va al di là di quelli che sono i vincoli imposti dal contratto di lavoro, alla reintroduzione del turno notturno per una buona parte delle notti dell'anno appena trascorso. Sottoponendo a controllo nell'ambito dell'attività di polizia stradale, pensate, oltre 3.000 veicoli e assoggettando all'alcotest più di 1.200 conducenti. Tutto ciò ha condotto all'accertamento di 28 ipotesi di guida in stato di ebbrezza e di 6 ipotesi di guida senza patente, nonché all'accertamento di 153 veicoli che circolavano senza essere stati sottoposti alla visita di revisione e da 33 veicoli privi di assicurazione. Questi ultimi anche con l'ausilio della tecnologia di cui ci siamo dotati, che ci consente di interrogare in tempo reale la banca dati della motorizzazione civile per sapere se il veicolo è o meno revisionato e coperto da assicurazione. Ecco, io vorrei prendere l'accento su questo. Questi non sono solamente numeri, questi sono parametri di qualità della vita. Sono morti in meno sulle strade. Un euro sanzionato e al quale è impedito di circolare è forse una vita salvata. Un veicolo sprovvisto di assicurazione, tolto dalla circolazione, potrebbe essere una famiglia devastata da un lutto, quantomeno sostenuta economicamente dal risarcimento del danno. Pensiamoci a tutto questo. Ogni cosa che noi facciamo sulla strada ha delle ricadute dirette su quella che è la qualità della vita all'interno della città, ma ricadute così forti che possono arrivare a toccare la vita. Il medesimo personale a cui facevo riferimento finora è stato inoltre impegnato nel rilievo di 630 incidenti stradali, di cui purtroppo metà con feriti e due mortali. In questo contesto sono stati riscontrate sette ipotesi di omissione di soccorso, i cui responsabili sono stati prontamente assicurati alla giustizia. Alle spalle di tutto questo lavoro, fatto quotidianamente sul territorio, devo fare riferimento, devo fare una menzione speciale al personale che con riconosciuta professionalità gestisce tutti gli adempimenti successivi al rilievo di un sinistro stradale e gestisce oltre 70.000 procedimenti sanzionatori per violazione della disciplina della circolazione stradale. Servono anche questi, servono anche quelle persone che poi riescono a gestire dal punto di vista amministrativo l'attività che viene effettuata sul territorio. È una sinergia tra i due aspetti della vicenda. Mi sembra molto bella l'idea che è nata quest'anno di celebrare questa ricorrenza nella città e con la città spostandosi nei quartieri. Quindi mi complimento con chi ha avuto questa idea perché mi sembra molto bella e dia il segno della interrelazione profonda che debba esserci sempre tra chi opera sul territorio e i cittadini. Mi sembra bello che ci sia la presenza dei ragazzi delle scuole e quindi questo è un altro elemento che ci dà stimoli per il lavoro nel futuro. Il vostro è un lavoro, come voi meglio di me sapete, molto, molto delicato, molto difficile. Fare rispettare le regole della convivenza civile è un compito che nasce dalla consapevolezza che il rispetto delle regole significa la tutela dei più fragili, dei più deboli. Dimenticarsi e non tutelare il rispetto delle regole vuol dire lasciare in mano la nostra convivenza civile ai prepotenti. E quindi questo non può essere certamente la modalità che ci consente di progredire nel nostro stare insieme. Di vedere tutte queste persone qui presenti in una cerimonia che riguarda la festa di San Sebastiano, che è il patrono della polizia locale. Un caloroso saluto lo rivolgo alle autorità presenti, in modo particolare a Sua Eccellenza il Vescovo di Como, alla dottoressa Longhi, prefetto vicario, al signor questore, a tutte le altre autorità che non cito per paura di dimenticarne qualcuno, a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, a tutte le organizzazioni di volontariato e tutti i cittadini che hanno voluto assistere a questa cerimonia.
Un caro saluto alle scuole di Sanino e Monte Olimpino e dai loro insegnanti che li hanno accompagnati. Partirei proprio dalla loro presenza alla nostra cerimonia. Cari ragazzi, rappresentate il futuro della città e oggi vivete un'esperienza per voi nuova. I nostri vigili, come li chiamiamo noi, oppure il corpo della polizia locale, come correttamente dobbiamo definirli, celebrano il loro patrono ed è l'occasione per ricordare il loro 147esimo anniversario della fondazione della loro corpo di vigili urbani di Como. Avrete modo, ascoltando la relazione del comandante, di conoscere tutta l'attività che il corpo ha svolto durante il passato anno 2015. Imparate ad essere riconoscenti ai nostri vigili e alle altre forze dell'ordine che con sacrificio lavorano per la nostra sicurezza. Imparate a rispettare tutti quelli che operano affinché la città sia sempre più ordinata e sicura e quindi sia possibile vivere in un ambiente il più possibile protetto e sereno. Sentirete dalla relazione che seguirà che i vigili non sono solo quelli che danno le multe, ma svolgono tanti altri compiti sempre nell'interesse della collettività. Chi vi parla appartiene a quel 25% della popolazione comasca che ha superato i 65 anni, quindi io e assieme al Vescovo potremmo avere l'età di essere vostri nonni, no? Almeno io posso, Sua Eccellenza. Ecco. Voi siete giovani e vi preparate per un futuro che vi auguro ricco di grandi soddisfazioni.